il calciatore che alloggia dal parroco. Ex calciatore. Io sono Elena, la moglie del sindaco. Ah, molto lieto. Sa che sono una sua tifosa. Anzi, veramente, sono stata anche un po' innamorata di lei. Bei tempi, signora. A quell'epoca deve sapere che se guardavo una donna, la facevo rimanere incinta. Se la guardavo due volte, nascevano due gemelli. A me non mi avrebbe nemmeno guardata, però, grassa come sono. Ma che dice? Grassa lei? Ma lei è una farsa magra. Ci sediamo un po'? Certo, perché no? E sapesse le diete che ho fatto, i sacrifici. Ma c'è più bisogno di fare sacrifici, signore. Oggi, per esempio, in Argentina c'è sta un certo dottor Darvisci, no? Che ha inventato delle pillole che sono a bomba. Cioè, sono le pillole del dottor Darvisci, che mangi quanto te pare e dimagrisci. Questo è lo slogan. Ma che dice? Veramente, sa. Cioè, ha trovato una cosa chimica nuova che agisce sull'ormone proprio. Vi assicuro, una cosa scientifica. Mica non sono qualunque sto Darvisci, sa. E io come potrei fare per averle? Mica è facile, mica è facile. Però... possiamo andare a posta. Io c'ho un carissimo amico mio là in Argentina, a Buenos Aires, no? Io gli faccio un telegramma e lui con contrassegno mi manda le pillole. Però so care, Quanto costano? Questo è il guaio, so care. So care. $10. Ma non... Sono $10. Non è molto. No, $10 l'una però. Ogni scatoletta ne porta 150. Con 1,5 diventa Alice. Non importa, perché se lei sapesse tutte le diete che ho fatto tutte le diete a base di frutta. Pompelmo, sussina, banana, mela, limone, tutte. Quella del limone mica l'ha fatta bene però. Come non l'ho fatta? 12 limoni al giorno. Ma no, quel limone là, il limone da fabbro, doveva fare, insomma, è la rima grossa, capito? Come spiritosa lei! Ah, beh, volevo andare apposta perché sta peggio. Sì, va bene, andiamo subito. No.